7 settembre 1533. Nasce Elisabetta I, regina d'Inghilterra dal 1558 al 1603. Sebbene il suo piccolo regno fosse minacciato da gravi divisioni interne, con una miscela d'astuzia, coraggio e maestoso narcisismo, ispirò nei nobili cortigiani lealtà e contribuì a unificare la nazione contro i nemici stranieri. Riuscì a modellarsi come simbolo scintillante del destino della nazione. Con tenacia pretese di avvocare a sé decisioni cruciali sia per lo Stato che per la Chiesa, rendendo giustificato il fatto che la seconda metà del XVI secolo in Inghilterra venga chiamata comunemente l'età elisabettiana. Raramente nella vita collettiva e nelle caratteristiche di un'intera epoca si riconosce un'impronta così individuale nella politica, nel commercio e nelle arti. Il culto di Elisabetta, la regina vergine, fu una creazione graduale e insolita. L'Inghilterra, isolata e militarmente debole, aveva un disperato bisogno delle grandi alleanze che da sempre porta a un matrimonio vantaggioso. Importanti corteggiatori si fecero avanti, tra essi Filippo II di Spagna, l'arciduca Carlo d'Austria, Enrico il duca d'Angiò, poi re di Francia. Tutti elegantemente respinti. Appena ne aveva l'occasione, la regina trasformava il linguaggio del potere nel linguaggio dell'amore, paragonandosi allo sposo o alla madre del suo regno. Miscela di fascino ed imperiosità, dopo 45 anni sul trono, cadde gravemente malata e poco prima di morire nominò il suo erede, il figlio della cugina rivale Mary Stuart, Giacomo. Il 24 marzo 1603, prima di compiere 70 anni, Elisabetta I termina il suo cammino terreno e la dinastia Tudor muore con lei.